E ora veniamo a parlarvi di Daniele Dal Moro, che a quanto pare è tornato alla vita pre Grande Fratello VIP con qualche polemica. Ma veniamo a parlarvi di lui e di Oriana Marzoli, ossia la spagnola con la quale aveva iniziato una difficile relazione dentro il programma di Alfonso Signorini. Ovviamente Daniele Dal Moro ha lasciato il programma per violazione del regolamento stesso, ma a quanto pare non ritiene che questa esclusione sia giusta. Infatti ha scritto una lettera dove ha mandato anche una frecciatina al reality. Daniele Dal Moro scrive sui social sul Grande Fratello VIP: "Dovevo essere presente in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria sul Covid, solo un contributo video come Edoardo. La differenza è che Edoardo, Donna Maria numero di punto R, non è stato prelevato in settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento." E continua sempre lo stesso tronsita di uomini e donne Daniele Dal Moro: "In questo momento purtroppo ho le mani per condizioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterà tutta la verità sul GFVIP di figli e figliastri, questa è una promessa." Insomma, un messaggio bello peso nel quale si capisce chiaramente che il concorrente non ha assolutamente gradito la squalifica che gli è stata inflitta.